Se devo trovare tre parole per definire il mio lavoro, penso a puntuale, puntuale nel senso di puntualità, nel senso di pungolio, di punto, di puntura, estorfresso, nel senso di andare verso e andare verso l'altro, e dispettoso perché fa parte anche un po' del mio carattere turbolento. Questi non li considero quadri perché comunque il mio sguardo è uno sguardo scultoreo, quindi è una declinazione della scultura che diventa superficie, che diventa architettura. In questo caso specifico sono dei lavori, quello rosa è intitolato Fondale Rosa, ed è una superficie come se fosse una pelle, una seconda pelle di velluto truccata per l'occasione con questo pigmento di incenso. Più che quadri, mi piace pensare a delle tavole attitudinali, una lasciata libera al tatto dello spettatore e l'altra chiusa da un vetro, quindi c'è una vicinanza anche olfattiva e una lontananza e apre la possibilità a un altro sguardo. In questo caso ho due lavori che si avvicinano e al tempo stesso si allontanano l'uno dall'altro. Quello sulla sinistra è composto da due materiali che si toccano, sono due polveri compresse sotto vetro, uno è il carbonato di calcio e l'altra è la cellulosa, che sono i materiali che compongono un foglio di carta. Mi piace sempre pensare a questa sorta di biografia di un incontro, sia dal punto di vista dei materiali, perché è la restituzione del foglio di carta a paesaggio. Questa è nata un po' quando ho incontrato Carlo Sini che mi ha parlato del suo foglio mondo, quindi una prima possibilità di presa di coscienza della cultura e della parola scritta. E in questo caso invece è un po' una sorta di decoupage del foglio stesso che diventa, ritorna paesaggio, però è un paesaggio che si ridisegna ogni volta sentendo poi il luogo, perché questa è una linea dell'orizzonte che però si ridisegna ogni qualvolta come se fosse una vera e propria linea tellurica. Nel secondo caso è lo spazio punto ed è un'opera giocata su un unico punto, un pungolio. E mi piace pensare di raccontarla come se fosse un certo non so che, un quasi nulla, dato da questo chiodo che punge la superficie fredda del vetro, come se fosse una sorta di agopuntura spaziale. C'è questa sorta di attrazione e repulsione che mi interessava e la giusta distanza, come se fossero tutti degli specchi, come gli stessi velluti diventano dei modi per stare al mondo e per iniziare a interrogarsi. Io mi sono occupato sempre di scultura, anche se sembra che la scultura nel mio caso venga a mancare, perché in un primo momento quasi te la devi andare a cercare. Il mio lavoro o una serie di lavori nascono spesso e volentieri da un incontro, poi dall'occasione di una mostra, perché poi ci sono più fattori, perché mi piace il fatto di lavorare sia sulla scultura che sul luogo, quindi diventa un'attitudine. Non mi piace dire sai specific, ma mi piace più di coabitazione, è una partecipazione sentita di più persone dove ci sono due vite che vengono a confrontarsi. E poi ovviamente c'è una scelta dei materiali a me affini che di volta in volta trovo per caso, però poi è un caso che diventa per me una necessità, quindi sono materiali che colleziono. E i materiali mi hanno sempre affascinato perché non è solo il materiale in sé, ma proprio il materiale che diventa quasi umanizzato, nel senso che ovviamente è indirizzato da me, però ha una sua attrazione, una sua repulsione. Infatti, ho lavorato spesso con delle superfici magnetizzate,
con delle superfici vibrate. La scultura stessa per me non potrà mai essere svelata, nel senso che potrà essere, è sempre un tentativo di toccare un corpo, però è un corpo che ha una sua intelligenza. Poi ci sono in alcuni casi dove io parlo di delicatezza, come può essere quella di avvicinarti a un velluto, capire che c'è un altro tipo di materiale, che ci può essere un trucco, un'attrazione magnetica, un riverbero di luce, oppure poi magari fatto delle altre piccole. Mi piace pensare come se fossero dei pungolì a parete, come è installato in questo caso questo piccolo neo a parete, un magnete a neodimio, quindi potentissimo, placato per l'occasione con del rutenio. Il rutenio serve solitamente placano anche gli orologi, quindi quasi un gioiello. Infatti mi piaceva il fatto che questa specie di neo architettonico possa diventare anche un punto di fuga, un punto dello sguardo. Le mie opere sono spesso degli indizi di corpo, non sono dei corpi che hanno un volume pieno nello spazio, ma tendono spesso e volentieri quasi a mimetizzarsi nello spazio. Ti volevo salutare con le parole di Giorgio Agamben, che è stato un incontro molto forte allo IUOV di Venezia, ed è stato mio professore. La vita è ciò che si produce nell'atto stesso dell'esercizio come una delizia interna all'atto, come se a furia di gesticolare la mano trovasse alla fine il suo piacere e il suo uso. L'occhio, a forza di guardare, si innamorasse della visione, le gambe, piegandosi ritmicamente, inventassero la passeggiata.